ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, io sono Fox, oggi andiamo a vedere due nuovi prodotti, come letto dal titolo, molto interessanti. Sì, perché ragazzi, perché questo è un kit molto interessante, non solo per via del suo costo, ragazzi, come ho scelto di scrivere nel titolo e nell'immagine di copertina, costa meno di un euro a watt, perché effettivamente, se facciamo i calcoli, ragazzi, questo kit costa davvero meno di un euro a watt e ti permetterà di avere energia elettrica sempre a portata di mano, ok? Non solo a 220, ma anche come USB e anche in altre tensioni. Questo è il contenuto dello scatolo del nostro mini pannello solare, guardalo, richiudibile, piccolissimo ma potente, 100 watt da aperto, ve lo farò vedere dopo. Abbiamo, ragazzi, la nostra centrale solare al Powers S300, è la più piccola che il brand al Powers in questo momento ha in catalogo ed è anche la più economica. Ma andiamo a vedere cosa c'è in confezione. Questo, ok, è un bel porta accessori con carica batterie 220, ok, perché puoi anche ricaricarla ovviamente con la 220. Abbiamo manuale, uso e istruzioni e il nostro invito a scaricare l'applicazione al Powers, perché questo prodotto è digitale, cioè può essere pilotato e seguito anche tramite un'applicazione. Andiamo a prenderlo. 1, 2 e 3, ragazzi, ecco a voi il piccolo al Powers S300. Andiamola a vedere insieme a questo punto. Da questo lato abbiamo input, qui puoi andare a cablare sia il pannello solare che un jack, che è un normale connettore 5 mm, ma puoi anche andare a connettere presa accendi sigari 12 volt uscita. Bene, sulla parte frontale, eccolo qui, abbiamo due prese sciugo 300 watt, ok, perché questo è un 300 watt on off DC a C, i pulsanti. Allora, ragazzi, andiamo a vedere le caratteristiche tecniche di questa Power Station. È una delle più piccole in commercio e la più piccola di Al Powers. Il modello è S300, sotto in descrizione vi lascio i link e i coupon per prenderle ad ottimo, ottimo prezzo. Già, ragazzi, senza coupon costa sotto alle 300 euro, col coupon guardate che prezzo bomba, sotto in descrizione. Andiamo a vedere comunque le caratteristiche. Batteria interna non è LiFe più 4 ma è litio ioni. Perché? Perché c'è un motivo, ragazzi, perché le litio ioni hanno una un rapporto dimensioni, peso, capacità molto più grande, nel senso che il pacco batterie per stare qua dentro doveva essere piccolo ma nello stesso tempo prestazionale e bello grande, tutto proporzionato. Bene, per fare questo la miglior scelta è stata quella di optare su un pacco batterie litio ioni, appunto per avere più capacità in meno ingombro e anche in meno peso. Ottima scelta. La batteria è una 78.000 mAh, ok, 3,7 volt, ok. Infatti questa piccola Power Station la potete ricaricare non solo dal pannello solare, non solo dal caricabatterie in dotazione, ma anche, ragazzi, da una comunissima porta USB 5 volt. Perché? Perché il pacco batterie interno è un 3,7 volt,
tramite il suo regolatore di carica permette appunto una ricarica dai 5 volt fino ai, per esempio l'alimentatore è un 20 volt 3 ampere 60 watt, ok? Tutto grazie al regolatore interno di carica. Peso intorno ai 3.4 kg, effettivamente ragazzi è leggerissima e molto comoda da portare in giro. Questa sì ragazzi che ti viene la voglia di prenderla e portartela con te. Quei colossi enormi sono belli, bellissimi, utili, potenti. Però ragazzi lì non basta una mano, lì servono almeno due persone o comunque prenderla di peso, ok? Dimensioni 20 x 16 x 11, ok? Potenza 300 watt, ok? 220. Di picco 500 watt, però ripeto sempre ragazzi, di picco, bene. DC output, perché abbiamo già visto che qui sul laterale abbiamo un'uscita, ok? Guarda, quell'uscita è un'uscita da 12 volt 5 ampere, bene. E poi abbiamo anche la porta di uscita della accendisigari, ok? Sempre 12 volt, stavolta 10 ampere, bene. Poi abbiamo da questo lato tre porte USB 5 volt 3 ampere. Abbiamo un USB-C da 100 watt out e 60 watt input. Perciò ragazzi, in poche parole, questa power station come ricarica può ricaricare 60 watt da alimentatore, 60 watt da 12 volt che sarebbe l'accendisigari e 100 watt massimi, perché questo è un pannello solare da 100 watt da pannello solare fotovoltaico. Poi come abbiamo visto anche altre porte USB, ok? Che sono queste, sono solo ragazzi per uscita. Acceso ragazzi, guarda che carina, piccola, compatta ma tecnologica, può caricare, se non ricordo male, fino a 4 dispositivi in contemporanea, perché uno qui può alimentare 4 dispositivi in contemporanea, 1, 2, 3, perché anche l'uscita wireless, appoggi uno smartphone come questo che ha la compatibilità con ricarica wireless e in maniera automatica trasferirai l'energia allo smartphone, per esempio, e poi puoi andare a ricaricare, ok, qui tramite le porte, ok, le porte USB, o alimentare tramite queste, ragazzi, perciò una goduria assurda. Per ricaricare abbiamo visto che 4 modalità, ragazzi, io vi consiglio in base al vostro uso, ok, al vostro uso, alla vostra necessità, di optare o per la 220 o per la fotovoltaico, perché ragazzi guardate che cosa bella questo pannello solare fotovoltaico, piccolo da chiuso ma ragazzi enorme da aperto, guardalo quanto è grande, eccolo qui, 1, 2, 3, vedi, bellissimo, gigante ragazzi, veramente. E qui abbiamo le porte di connessione, tramite queste abbiamo 2.4 ampere, 2.4 ampere, 2 USB e poi un cavo 18 volt output, ed è compatibilissimo con la ricarica del nostro piccolo Power Station S300. Come facciamo a ricaricare questa? Così, guarda, prendiamo questo cavo che ce lo danno in dotazione col pannello solare, col pannello ci danno anche questi cavi con le due pinze, ok, vedi, rosso nero, positivo negativo, ci danno anche una serie di
connettori, adattatori per poter alimentare direttamente col pannello, molti accessori, volendo anche la ricarica di altri pacchi batterie, la ricarica di un computer. Però ragazzi, io vi consiglio sempre di appoggiarvi su una power station per una ricarica più stabile, sicura, e una ricarica più elettronicamente pulita, ok? Sì, qua c'è lo stabilizzatore, però è soggetto sempre a variazioni di tensione, variazioni di corrente, perché ragazzi il sole può variare, ok? Per esempio c'è una nuvola da 20 volt, per esempio 18 volt, scende a 17, poi 16, poi risale a 18, poi scende a 10, poi scende a 8, cioè non è una ricarica bella stabile da qui. Invece se questo lo colleghiamo qui, lui fa tutto il suo ciclo di trasformazione, lo butta nella batteria, tramite la batteria noi usciamo, possiamo ricaricare qualsiasi cosa noi vogliamo, sia a 220 che a 5 volt da questo lato, ma anche a 12 volt. E i 12 volt sono qui DC, eccoli qua DC, o eventualmente possiamo alimentare anche tramite questa porta dell'accendisigari. Allora, questo pannello solare può essere collegato anche in parallelo con altri pannelli solari, infatti qui ha la porta parallel, ok? Qui vedi, questo è la porta di connessione parallel, perciò vai a cablare più pannelli per farli funzionare appunto in parallelo. Facciamo finta di andare a caricare la nostra power station con lui. Come dobbiamo fare? Prendiamo questo e ok, allacciamo il nostro connettore di alimentazione, positivo, negativo, e andiamo qui input, ok. In questo momento, ok, se ci fosse sole bello potente, purtroppo ragazzi la lampada fa e non fa, e infatti non capta nulla, però comunque no, non sente la differenza, perché ovviamente ragazzi è una lampada, non riesce a ricaricare. Però comunque questo è il sistema di funzionamento: pannello solare collegato alla nostra power station, eccola qui, e lei va in ricarica. E per la ricarica da rete elettrica 220 è ovviamente una ricarica molto veloce, ok? Un paio d'ore e l'hai ricaricata, anche perché il pacco batterie sì, ha molta capacità, però ragazzi sempre piccoletto è. E quando posso io consigliare di acquistare questa power station? A chi può servire? Ragazzi, può servire a tutti quelli che hanno necessità di avere energia elettrica, un power bank, una qualsiasi cosa portatile che non sia grande, che non sia pesante, ok, che sia comoda in viaggio. Questo ragazzi, tutto dentro questa scatoletta, ragazzi, è tanta tanta roba. Poi abbiamo come funzionamento, vi faccio vedere anche questo, ok, led e led, doppio led, bip interno per ogni opzione. Se vado a, in questo momento ragazzi ho lo 0.1% di batteria, perciò la batteria è anche scarica. Disattivo ed attivo i vari canali, perché internamente il circuito è separato in DC e in AC, perciò in corrente continua e in corrente alternata. Se vado a cliccare AC, non so se lo attiva, sì, attivato, è partita anche la ventolina ragazzi, perché c'è anche la dissipazione attiva interna,
In questo momento ho la 220 da qui e da qui. Unico problema è che è scarico. Guardalo, è scarico, perciò posso e non posso andare a cablare qualcosa. Vado a disattivare AC e nel display mi dà anche la ventolina che gira. Se vado a cliccare invece questo tastino, che perché sono tre i tasti, se clicco questo tastino si attiverà il Bluetooth interno. Tramite app, come dicevamo, possiamo connetterlo e farlo comunicare con la nostra applicazione per vedere i consumi, per fare tante chiccherie carine, però non lo so, indispensabili, da vedere. C'è anche l'orologio, ok? Qui ho un 8,53, 8, ti calcola anche i watt, ok? Watt di ricarica, watt di scarica. Sono necessarie 5-6 ore per ricaricare completamente la batteria tramite corrente alternata, perciò dall'appartamento 5-6 ore, invece 6 ore dal pannello solare da 100 watt max, 6-7 ore dall'accendisigari dell'auto. Venduta separatamente, perciò l'adattatore accendisigari, ok, che va qui, loro lo vendono separatamente, però c'è la possibilità di ricaricare anche tramite l'accendisigari. E 6-7 ore con la presa USB-C. Niente ragazzi, trovate questo e anche il pannello solare sul link sotto in descrizione. Se vi interessano andate a leggervi le istruzioni, andate a leggervi tutte le informazioni riportate dallo sponsor. Niente, per questo video è tutto, io vi ringrazio, ciao belli a tutti e al prossimo video.